Buongiorno e bentrovati come al solito con la trasmissione 5 minuti in compagnia del consigliere comunale Filippo Giacobbe. Mi preme sempre ringraziare la nostra emittente televisiva Telenicosia che ci permette di usufruire di questo spazio per informarvi e soprattutto per dare a me l'opportunità di comunicare e comunicare con i cittadini nicosiani. L'argomento più spinoso di questi giorni, sempre nell'ambito della gestione amministrativa del Comune di Nicosia, è stato certamente la gestione delle imminenti festività natalizie. Va da sé che, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'amministrazione pro tempore avrebbe dovuto programmare per tempo la gestione di questi eventi natalizi. C'è da dire che ovviamente in questa crisi perdurante, ma che purtroppo mi corre l'obbligo sottolineare ai cittadini, non penso che vedrà la luce molto a breve tempo, continuano sempre una situazione di scaricabarile, per essere molto chiari. Cioè l'amministrazione comunale dice che è colpa del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale dice che è colpa dell'amministrazione comunale. Io in questa trasmissione, nella veste assolutamente super partes, voglio rimarcare quelle che sono le competenze dell'amministrazione comunale e le competenze che sono del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale aveva ed ha l'obbligo di andare a realizzare quelle che sono le proposte che vengono portate in Consiglio Comunale e votare favorevolmente o negativamente. Allo stesso tempo può suggerire all'amministrazione comunale, con degli atti di indirizzo, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte, delle iniziative amministrative da portare avanti. Certamente il Natale non è un'iniziativa sporadica, è un'iniziativa che si verifica almeno una volta l'anno, mi corre l'obbligo di sottolineare. Quindi l'amministrazione comunale avrebbe potuto, con fondi propri previsti nel bilancio comunale, gestire e organizzare gli eventi natalizi. Non c'era di bisogno di attendere un finanziamento da parte della Regione Siciliana, che noi ringraziamo perché la Regione Siciliana ha inviato o sta per inviare questo decreto che dà la possibilità al Comune di Nicosia di spendere una somma milionaria, ma che sono appena 30.000 euro. E qua si è scatenato, come voi avete letto e non ritorno sugli articoli di stampa, immediatamente l'accaparramento della paternità di questo finanziamento che, a quanto a mia conoscenza dall'ultimo Consiglio Comunale, il decreto di finanziamento ancora non era arrivato, talché il dirigente, dopo giustamente un'attenta analisi della scadenza imminente, ha proposto un avviso di manifestazione di interesse per quanto riguarda coloro i quali vogliono interagire con l'amministrazione comunale per realizzare, nel quadro di quelle che sono le richieste già inviate da parte dell'amministrazione comunale alla Regione Siciliana, questi eventi. E li vado io a leggere, ovvero l'organizzazione di un primo evento è la Sagra della Picciotta, insieme ai classici mercatini di Natale. Poi un altro evento che si vorrebbe organizzare è quello di iniziative con artisti, cantanti, attori, ballerini per una somma di 3.500 euro, promozione e pubblicità delle attività natalizie per la somma di 3.000 euro e poi la realizzazione a cura di operatori economici di uno spettacolo piromusicale con effetti scenografici e il brindisi sotto la torre per un totale di 4.500 euro e l'allestimento delle luci natalizie in Piazza Garibaldi nelle principali vie di Nicosia e Villadoro per un totale di 11.000 euro. Ovviamente poi ci sono le spese di IVA e quant'altro. Perché ho voluto citare questa manifestazione di interesse? Intanto perché noi eravamo rimasti in Consiglio Comunale ed è stata convocata la terza commissione che avremmo collaborato tutti a fare delle iniziative e invece già le iniziative erano preconfezionate. Ma poi un altro argomento che è emerso in maniera preponderante quella sera è il discorso del pagamento sì o no, e io invito tutti i cittadini a interagire con l'emittente televisiva e anche inviandomi delle email private sulla email che noi abbiamo in redazione, a dirmi la vostra opinione. Io vi dico subito la mia. È assolutamente vero che nel momento in cui un qualsiasi operatore economico riceve un contributo che è chiaramente pagato dall'intera collettività, noi non troviamo conforme il pagamento di un ticket oneroso. Io vi parlo sia da organizzatore di eventi, sia da consigliere comunale, sia da cittadino.
Ovviamente a questo, è la mia sommessa opinione, ovviamente a questo va posto un limite. Cosa voglio dire? Se noi organizziamo la sagra della picciotta, per esempio, allora è possibile che chiaramente ci sia questo contributo e di conseguenza deve essere gratis l'evento, però è altresì vero che se praticamente al giro di ogni singolo cittadino corrisponde più somministrazione, allora a quel punto si possa far pagare un ticket dal secondo piatto che sia un ticket di carattere simbolico, perché chiaramente noi stiamo ricevendo già una contribuzione per la realizzazione di questi eventi e quella sera questo aspetto è stato più volte chiarito in Consiglio comunale, perché noi francamente non riusciamo a concepire l'aspetto per cui si organizzano degli eventi con delle contribuzioni pubbliche e poi ci sia un ticket sicuramente consistente per delle iniziative che hanno anche una sponsorizzazione di carattere pubblico. Allora noi vogliamo, e questo è il mio assoluto chiarimento sul punto, essere chiari. Io ho organizzato diverse volte, diversi anni delle iniziative e continuo ad organizzarle, ma voi sapete perfettamente che il ticket che io chiedo in contribuzione è appena di 2 euro, quindi perché io devo coprire necessariamente le spese, ci siamo e queste servono. Ma se io ricevo una contribuzione da un ente pubblico, ma una contribuzione sostanziosa, cioè in termini economici anche la contribuzione per l'acquisto delle materie prime, e allora si metta un ticket simbolico dalla seconda somministrazione. Questa è la mia opinione, questo è quello che noi abbiamo rimarcato in Consiglio Comunale e su questo punto mi farebbe tanto piacere sentire i cittadini e le vostre opinioni. Con questo chiudo e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pillole di Politica.